Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video. Spero, come sempre, mi si veda bene. Scusate se ogni volta mi sistemo. Questa parte mi è venuta proprio random. È la seconda parte ed è i miei sogni e i miei desideri. Nello scorso video avevo parlato dei miei sogni riferiti a YouTube, anche se ho parlato in maniera molto, diciamo, easy, tranquilla, nel senso, non l'ho fatto. Ho parlato più che altro del mio sogno, che è il mio tanti sogni, sì. Solo, non so come si esprima il concetto della mia mente, forse è meglio non esprimerlo. Cioè, nel senso che ho più ambizioni. Sarò troppo ambiziosa, non lo so. Quello che avevo accennato, non è che avevo accennato, quello che avevo parlato era di un ristorante multietnico mondiale molto tecnologico. Visto che purtroppo i miei video sono ancora ridotti a un quarto d'ora e spero di poterli allungare, anche se so che poi via. Dopo che li allungherò, no, vabbè, ne farò al massimo. Se riuscirò, vorrei allungarli anche di poco perché a volte sono proprio pochi minuti che magari scalo, eccetera. Anche se so che mi dilungherò molto, perché se no lo corro il capo di dirlo. Non mi offendo, lo so. Allora, quello che invece volevo parlare, che ovviamente non potevo dirlo in 2 secondi nello scorso video, è su YouTube volevo riprenderlo in parte, nel senso che non è da meno del fatto di voler aprire un ristorante, è molto particolare. Se non sapete di cosa parlo, non so, parlo dimenticando, guardate il video precedente. Allora, invece nel fatto di YouTube io sarei felicissima, ripeto, se un giorno il mio canale venisse conosciuto, potessi monetizzare, potrei guadagnarci tutto, anche se io sono comunque realista, nel senso vedo tanti canali YouTube, vedo tante veramente tante ragazze, tanti ragazzi che sono veramente bravissimi. Quindi io non ho ancora né il materiale, né le capacità, magari né l'esperienza per poter magari, che so, ingrandirmi più di tanto. Per il semplice fatto che comunque registro il mio cellulare, non penalizzo questa cosa qua. Magari perché non riesco a trattare di argomenti magari che riescano a prendere tanto, anche comunque se non mi lamento dei miei iscritti o delle mie visualizzazioni, anche, anzi, ne sono contentissima. Anche se comunque io punterei a un pubblico molto più esteso. Non mi immagino, immagino di diventare mai come Shanti, Live, Roxy Rox, queste cose qua, anche perché sono ragazze che fanno video in una maniera spropositata, nel senso che fanno video spettacolari, come anche magari Space Valley o The Show, no, poi andiamo a salire ancora di più. La Sabri Game, i Mates, o Favij, comunque sono youtuber molto fermati che comunque fanno video da una vita, sanno come farli, hanno programmi, hanno i computer adatti, hanno la luce, io ho le luci dell'IKEA che manco vanno. Per carità, un giorno se lavorerò potrò conciliare le due cose, nel senso di poter migliorare anche il mio canale. Riuscirò comunque, io spero sempre comunque di riuscire a mantenerlo. Infatti la mia prossima acquisto penso che siano le luci decenti. E spero di poterlo mantenere insieme all'altro canale che ho in comune con Under93, perché penso che sia una cosa bellissima fare comunque il lavoro che uno sogna e piace. Poi se magari riuscirò a guadagnare qualcosa, ma non sarà, oppure non sarà così, in ambo due situazioni non penso che potrà essere un lavoro mio fisso, anche se ci spererò tantissimo. Se poi diventerò come tante youtuber che hanno comunque un buon guadagno e tutto il resto, per carità, veramente farei le capriole come i dromedari e i cammelli. Però è stata pesa da 93, grazie. Ti citerò sotto nella descrizione. Perché mi sembra i cammelli che fanno le capriole. Devo capire comunque, almeno faccio le capriole. La domanda è: i cammelli hanno una gobba o due gobbe? Perché mi sto chiedendo. Questo qua è un cammello, un dromedario. Ora, a parte la mia botta di non c'entra niente il cammello, era una domanda puramente a scopo di intellettuale, che volevo sapere, culturale, per capire la differenza, perché non l'ho mai capita. Sì, vado a scuola. Dunque, a parte ciò, l'altro pensiero oltre YouTube. Uno è YouTube, in assoluto, penso che sarei contentissima, ma però lo vedo come
Una specie di anche di valvola di sfogo, nel senso che mi piace comunque farmi vedere, mi piace comunque farvi vedere le cose, farvi parlare di me, farvi vedere tante altre cose, farvi divertire. Il mio scopo alla fine è questo, anche se poi mi annoio a morte, mi dispiace tanto. Però ho iniziato grazie veramente alla spinta di Andrea, che veramente mi è stato di grande aiuto perché io l'ho sempre desiderato, ammiravo tantissimi youtuber, come li ammiro tuttora. E mi sono sempre chiesta come facessero. Allora un giorno semplicemente ho preso il cellulare, ho provato. E mi è piaciuto, nel senso che io non sono una persona comunque molto aperta con alcune persone e tutto il resto. Ma questa cosa mi ha fatto aprire ancora di più, nel senso che comunque sono davanti a una telecamera che sono pazza a parlare a volte. Però anche in mezzo alla strada o altre cose ho imparato che comunque mi diverto, nel senso mi piace prendermi del tempo per dedicarlo comunque a voi, anche se mi guardassero solo tre persone messe in croce, perché comunque vedo le persone quando guardano i video su YouTube, ridono, cioè io guardo i The Show e mi piscio addosso da ridere per dire, guardo quello che fanno i Space Valley e davvero non so se a volte mi viene fame o meno, però mi fanno morire anche loro. Vedo il lavoro che fa Roxy Rox, che lo fa addirittura in diverse lingue, veramente per questo. Io le faccio veramente un applauso veramente, nel senso che l'ammiro tantissimo per questo, perché io già per caricare un video impazzisco, figuriamoci in tre lingue. E così anche per tantissime altre persone, non è che da me, come ripeto, Shanti Live è una youtuber che io ammiro tantissimo tempo, come Nada Tempest, ne seguo tantissime. Non solo donne, cioè, anche i mates in generale, cioè, ci sono video che mi fanno morire, come la Sabri Game, o come anche Favij è stato forse uno dei miei primi, ma perché faceva ridere, sinceramente. Anche se i primi in assoluto, devo dirlo. Sono stati gli Akamet e i Pandellas. I primi miei che ho visto mai, prima su YouTube sono stati loro. Sono stati quelli che mi hanno fatto più ridere in assoluto all'inizio che guardavo YouTube. Poi tutti gli altri sono venuti da sé perché magari me l'hanno passati, me l'hanno mandati, eccetera. E poi beh, li ho adorati così. La maggior parte, poi sono iscritti a tantissimi canali, quindi ci sono anche ragazze che comunque magari non sono tanto conosciute, che veramente sono brave e spero che un giorno veramente diventino anche importanti, eccetera. Parte ciò. Allora, vi parlo dell'altro mio sogno, perché come ho detto, io ho due sogni e desideri. Il mio sogno è quello di un giorno di poter scrivere un libro. Questo dice, ah, eccola, vuole fare YouTube e scrivere il libro. No, non è questo il mio intento. Anche perché io, a dispetto di YouTube e di tutto, penso che se riuscirò, voglio far pubblicare uno o più dei miei libri perché sì, ne ho scritti vari per il semplice fatto che mi piace scrivere, tengo diari, quindi ho idee diverse di libri, di tipologie di libri che mi piacerebbe scrivere. Come ho detto, ho un animo d'artista. Spero, mi auguro. Comunque, sì, il mio desiderio sarebbe poter far pubblicare uno o più libri che ho scritto negli anni, se riuscirò a concluderli, soprattutto, perché alcuni sono veramente belli, nel senso che appena arriverò a 140 iscritti, vi racconterò le mie storie, così capirete su quale dei, diciamo, argomenti è mirato uno dei miei libri. Uno dei miei libri è molto plateale, se qualcuno ha già visto vari video miei vecchi. Uno è esattamente sull'amore a distanza, perché ho avuto un amore a distanza grandissimo e penso che sia stato veramente una cosa bellissima e devastante, nel senso non cattivo, ma veramente è stata una cosa emozionante, veramente da come è nata e non è che sia finita perché io sono rimasta amica del mio ex, quindi per me è stata un'esperienza veramente surreale, quindi merita, l'ho sempre detto, meritava prima e merita oggi un libro in merito. Ho dato tanto merito. E poi c'è quest'altro libro che è molto personale, che non so adesso parlare dell'argomento, che ci tengo veramente ad arrivare a 140 iscritti per poter bene poi parlare, perché è un argomento comunque molto delicato, che tratta vari tipi di cose diverse. Poi altri, è un libro comunque che sì, sarà autobiografico perché parla di me. L'altro libro invece che vorrò fare è dedicato, diciamo, a non lo dico, perché diciamo che lo farò poi in un altro video, ecco. Perché questo qua, quest'altro libro è più complicato da spiegare. Comunque,
Diciamo che anche questa qua sarebbe uno dei miei sogni, quello di poter pubblicare anche solo uno o più dei miei libri, anche se li pubblicassi tutti, ovviamente. Sarebbe una cosa fantastica, ma non penso nel mondo in cui siamo adesso finirò a fare la cassiera del Carrefour. Nulla che vedere, cioè, non ho nulla contro il Carrefour, anzi, farebbe piacere lavorare al Carrefour. Però, anche se venissi a fare la commessa, non niente in contrario, anzi, mi penso che mi terrei da parte i soldi per comunque dei miei desideri, come ad esempio ho sempre sognato, un giorno farò il video sulla vision board, promesso, la devo però sistemare perché sul muro non si può vedere. Uno dei miei desideri è appunto quello di viaggiare, visitare il mondo e il mio desiderio più grande appunto è per una Polaroid. Sarebbe la instant camera della Fuji, riuscirò a pronunciarlo un giorno. Comunque è Mini 8, che se riesco sarà il primo acquisto del mondo che riuscirò a fare anche se... Perché ti compri la Polaroid? Perché l'adoro. Ok, non è la Polaroid, lo so, la Polaroid è un'altra marca. Io la chiamo Polaroid perché è una fotocamera istantanea, quindi per me, anche se vedete un bambino, la chiama Polaroid. Quindi per me è sempre stata una Polaroid, rimarrà una Polaroid, poi è bellissima. Cioè, veramente è stupenda, anche perché io penso che sono una persona, sì, che tengo alle cose materiali, ma perché mi trasmettono delle emozioni. Quindi se io avessi mai una Polaroid, perché penso che sia stupendo poter immortalare magari dei momenti che comunque sono irripetibili della nostra vita, perché comunque nessun momento sarà mai uguale, secondo me. Ed è importante comunque soprattutto quando si è giovani, poi anche quando si è più vecchi, tra virgolette, perché penso che alla fine siano solo dei numeri, uno potrebbe benissimo fare le cose anche a 50-60 anni. Quindi, perciò... uno dei miei tanti, quindi, tanti desideri, diciamo, è quello di poter possedere una Polaroid. Ora, come ora, la mia... Ovviamente bisogna essere realisti. Una delle mie, diciamo, cose primarie che mi servono è ovviamente un PC portatile, quindi un netbook che mi prenderò, perché mi serve sia per la scuola e mi serve anche comunque per voi, perché ho una webcam, spero che sia buona, poter registrare i video. Secondo acquisto che... Se riuscirò a farlo perché costa un pochettino cara. E una videocamera, fotocamera, videocamera che ha quella cosina che si gira, così io finalmente mi posso vedere in tutta la mia bellezza, mi posso vedere finalmente non diventare scema con tutte le luci e poter magari fare video più decenti. Perché mi dite, compri la videocamera se ti compri anche il portatile? Perché non posso portarmi il portatile in giro per fare video in mezzo alla strada. Quindi molto spesso io giro i miei video quando sono anche per strada o in giro, fuori a mangiare, soprattutto nell'altro mio canale in comune. Sempre con Andrea 93, sì, oggi ti fischierò le orecchie. Quindi devo avere anche una videocamera. Quindi diciamo che di cose ne ho da. Sì, diciamo che no. Comunque la cosa principale è, a parte queste cose materiali e tutto il resto, il mio grande sogno è che adesso ho 24 anni e vivo ancora con i miei. Ovvero vivo ancora con mia madre, quindi penso che la prima cosa che vorrò fare, non importa se non avrò un lavoro che amo alla follia, l'importanza è che il mio lavoro comunque sia dignitoso e io possa guadagnare per avere una mia indipendenza. A questo punto io ovviamente vorrò poi vivere da sola, avere la mia indipendenza, da lì partirà tutto il resto. Nel senso che poi, se nel frattempo riesco a comprarmi i portatili, la videocamera, qualcosa là, ben venga. Però la cosa principale per me è avere un'indipendenza mia. Quindi non è che aspetto di sfondare come youtuber o di avere libri o di aprire il mio ristorante. La prima cosa che io voglio è realizzarmi. Quindi la prima cosa di tutto è la mia indipendenza economica. Per una casa mia, anche se non avrò una reggia, ma avere una casa mia. Eh sì, non ho la patente, quindi prendimi anche la patente per avere un'indipendenza, per fare la spesa, fare shopping, sono una donna, è normale. E quindi avere la mia indipendenza, potermi pagare le mie bellissime bollette. Io ho già commesso in passato, quindi è una cosa che veramente vorrei, anche per dare soddisfazione e orgoglio ai miei genitori, per dire, guarda, per poterli rendere felici e ripagarli un giorno dei sacrifici che hanno fatto per me. Quindi per me la cosa adesso più importante è prendermi il diploma perché lo dico a tutti, visto che molti sono magari giovani, prendete il diploma perché serve. Me lo disse un giorno mio padre quando ero piccola e io me ne fottei altamente i Maroons 5. Prendetelo, prendete un qualsiasi cosa che vi possa far lavorare perché vi servirà sempre, perché non potete contare sulla manna, perché la manna non c'è sempre.
siete multimiliardari, per carità divina, però il diploma tanto ve lo faranno prendere lo stesso. Allora, dopo questa dichiarazione, vi saluto, ci vediamo al prossimo video.